Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo di nuovo un video di unboxing. Sono andata a fare shopping perché, come avete visto in uno dei video precedenti, ho fatto un po' di decluttering e mi sono sbarazzata di un po' di cose, per cui c'era bisogno di aggiungere delle altre cose. Io in realtà non è che cambio i vestiti ogni stagione, però diciamo che quest'anno ho rinnovato un po' il guardaroba perché avevo tante cose da tanto tempo ormai ed erano consumate, quindi man mano che sono cambiate le stagioni ho cambiato anche le cose che avevo dentro l'armadio e questa stagione è toccato alla parte sopra, quindi top, maglioni, anche cosine per uscire perché ormai avevo cose troppo vecchie, troppo stanche e avevo voglia di qualche cosa di nuovo e più attuale, per cui non mi perderò in chiacchiere, vi faccio vedere subito tutto quello che ho comprato. Sono super contenta dei miei acquisti e iniziamo col primo. Partirò come sempre dalle cose un po' più basic. Ho preso questo top a maniche lunghe. È in cotone, è un cotone morbidissimo, probabilmente se ve lo faccio vedere così da vicino riuscite a vedere la qualità di questo cotone, è veramente talmente morbido che sembra cashmere. Non so come sia possibile, però è veramente stupendo. Tra l'altro devo mettere un po' le mani avanti e dichiarare questa cosa. Mi sa che mi si è rotto l'obiettivo della fotocamera, per cui avrò un po' di difficoltà con l'autofocus, mi perdonerete per questo, cercherò di ripararlo quanto prima, anche per me. Questo top è uno di quelli più di tendenza in questo momento, perché è lungo, però essendo morbido e con questo dettaglio qua sul collo, si può indossare appunto tutto così lungo, oppure arricciato sulla vita e sui fianchi, così come le maniche si possono indossare così come sono o un po' più arricciate. Stessa cosa per la parte sopra, il colletto può essere indossato così libero sul collo, mantenendo le spalle, oppure si possono scoprire le spalle, si può scoprire una spalla, si può indossare in tantissimi modi diversi. Questo è bello da avere per poterlo indossare sotto i blazer. Un'altra cosa della stessa tipologia è quest'altro top qui. Questo è grigio, però non ha il collo di quel tipo. E anche il cotone infatti non è così morbido e non è così bello, è comunque un cotone di qualità, leggero, però ovviamente la differenza si nota. C'è anche una differenza di prezzo, questo qua è costato 26 euro, mentre questo è costato 16 euro. Questo però non è dello stile di questo bianco, questo si indossa semplicemente come un top, come uno strato sotto i blazer, sotto i maglioni, comodissimi tra l'altro da avere per evitare di sporcare troppo i maglioni e lavarli troppo spesso, o come strato in più per coprirsi bene e non sentire freddo. Ne ho comprato anche un terzo nero. Questo è identico a quello bianco ed è lo stesso stile esattamente, lo stesso tipo di cotone, e diciamo che avevo bisogno di tre pezzi basic da indossare sotto i maglioni, sotto i blazer, da averli in caso di necessità, in caso di freddo, e perché no da averli come top un pochino più dress down per la sera, perché magari di giorno in ufficio li si indossa in un modo un pochino più serio, tipo questi qua che hanno la possibilità di avere le spalle scoperte, li indossi con le spalle coperte, e la sera abbandoni il blazer e li usi come top per uscire, perché sono super cozy e allo stesso tempo sono però eleganti. E
possono essere abbinati sia a pantaloni classici, eleganti, oppure a jeans e sneaker. Vanno benissimo per tantissimi stili diversi, per cui ho deciso di fare questo investimento per la stagione invernale. Passiamo ora ai prossimi acquisti. Cos'altro ho preso? Ho preso un maglioncino perché nel mio armadio ci sono solo maglioni rubati o, per modo di dire, maglioni che mi hanno regalato ex fidanzati o altre persone, e sentivo la necessità di comprare un qualche cosa scelto da me, perché è tanto tempo che non compro maglioni. E infatti ho scelto questo maglione qua, che è costato 40 euro. È un mix di lana e alpaca. Abbiamo un 34% di alpaca, 33% di lana, e il resto sono tessuti sintetici come la poliamida e l'elastano. Questo maglione è super morbido e super di qualità. Mi piace un sacco lo stile, soprattutto perché ha questa parte sotto dritta, taglio dritto, pulito e non aderente sui fianchi, che è uno stile che va bene, però ne ho già tanti nell'armadio di questo stile qua, e quindi volevo un maglione che potesse essere anche un pochino più elegante, perché quelli che si stringono sui fianchi o sulla vita non sempre risultano eleganti, o meglio, quelli stretti sui fianchi, che però sono abbastanza leggeri e larghi da poterli infilare dentro i pantaloni e avere un look un po' più put together, allora sono eleganti. Altrimenti, se bisogna tenerli semplicemente stretti sui fianchi, non sono proprio bellissimi da vedere. Questo invece è super elegante, e questo colletto girocollo è perfetto e in linea con l'eleganza che vuole trasmettere appunto questo maglione. Anche le maniche non sono né troppo strette né troppo larghe, hanno appunto la circonferenza giusta per poterle indossare sia giù oppure tirate un pochino più su a tre quarti. Il colore poi è meraviglioso, è questo azzurro, lillino, grigio, un mix di colori talmente bello che mi dà gioia anche solo vederlo. È stupendo e credo sia un colore che mi doni parecchio. Tutti i codici saranno qui sotto nella descrizione, per cui se siete curiosi, volete andarli a comprare, volete esattamente gli stessi look, potete andare a sbirciare qui sotto e troverete esattamente i link agli stessi prodotti. Ho comprato poi un altro maglioncino. Anche qui abbiamo un mix di alpaca e lana. Questo però è molto più leggero, molto più see-through. Guardate qua, questo è uno spettacolo vero. Anche questo può essere indossato sotto i blazer, ma in realtà questo anche, perché comunque se i blazer sono un pochino più oversized ti danno la possibilità di indossare uno strato più caldo sotto. Questo è simile per stile, però ha questo rinforzino sulle manichine e sulla parte sotto. Non so se riuscite a vedere, forse così si capisce meglio. Vedete qua, c'è questo pezzo un pochino più spesso e questo un po' più leggerino. È un colore bellissimo, è un verde bosco barra oliva, ma di nuovo un colore che non avevo nell'armadio e che penso mi doni parecchio. E sono super felice di questa aggiunta nell'armadio. Questo si presta un pochino meglio per essere indossato con magari un body sotto, un qualcosa di molto leggero, molto pulito, per permettere a lui di prendere tutta la scena che si merita. Abbiamo poi altre due cosine. La prima, non so quale farvi vedere per prima perché sono bellissime entrambe. Vi farò vedere prima questa meraviglia. È una camicia super super trasparente, è
proprio organza pura, è bellissima. Ovviamente è un top per uscire fuori la sera, però a mio avviso, se indossato con un body sotto o un top tipo questo stile qua, però un colore un pochino più neutro, tipo color carne, può essere indossato anche in ufficio. Io l'ho preso ovviamente per indossarlo fuori la sera perché non ho abbastanza cose per uscire e questo sento che mi limita nell'organizzare cose. E quindi questo top, quando l'ho visto, mi sono innamorata io, si è innamorata anche mia madre e mi ha quasi obbligata a prenderlo. Ha un po' di fiocchi sulle maniche, guardate qua che bellissimo dettaglio, stupendo, e il colore è questo beige giallino dorato. Qua forse riesco a farvi rendere conto del colore e di come brilli questo top. Poi il colletto invece classico, però lo trovo davvero stupendo per le uscite serali. Lo indosserò o con un top tipo corsetto da indossare sia sotto che sopra a contrasto, oppure un qualcosina di più low profile per non rubare la scena alla camicina. Ha queste maniche a sbuffo, per cui può prestarsi alla perfezione in ufficio indossato con magari uno smanicato sopra e quindi è perfetto in ogni occasione. Poi abbiamo un altro top, di nuovo per le uscite serali. Questo è un pochino più sexy, però è stupendo perché si lega dietro il collo, si fa questo fiocco enorme e bellissimo, ha la schiena nuda, quindi scoperta, e già mi ci vedo con un bellissimo raccolto messy e questo top, un paio di pantaloni in pelle o simil pelle e tacchi, e l'outfit è perfetto per un cocktail o dei drinks dopo cena o anche per una cena con magari un bellissimo blazer sopra da togliere all'occorrenza. Questi sono gli acquisti di Zara. Adesso passerei agli acquisti effettuati da Kiko. Non sono tanti, per cui ve li faccio vedere subito. Allora, abbiamo nell'ordine i soliti patch per gli occhi. Questi sono i patch nutrienti al miele, all'estratto di miele. Sono veramente spettacolari perché rendono la parte sotto gli occhi veramente perfetta, proprio la rimpolpano. E li uso sempre questi. Poi ho preso una cipria fissante, è quella bianca Invisible Touch Face Fixing Powder, quindi è quella proprio bianca, trasparente, senza nessun colore, perché a me il colore piace darlo con la terra. Questo è, vediamo se riusciamo. No, ragazzi, non funziona. Devo portarla in riparazione. Comunque, è l'Invisible Touch Fixing Powder. E come vi dicevo, quella bianca ha anche la spugnetta interna e questa è una delle ragioni per cui l'ho presa. Si avvita per evitare incidenti nella borsa. Qua ovviamente adesso c'è la copertura perché è nuova, però si presenta in questo modo qua, quindi poi la si sbatte un po', si fa uscire la polvere e si mette tutto sopra il viso. Io ho già utilizzato la cipria compatta di questa stessa linea e mi sto trovando davvero bene, per cui adesso ho deciso di prendere questa giusto per provarla, perché volevo cambiare un po' prodotto e magari
infilare questa nella borsa anche se un po' più ingombrante ed evitare di dovermi portare la spazzola perché a volte non mi va di portarmi tutto il beauty dietro. Infine ho preso poi anche una matita per gli occhi, un po' più particolare dal solito. È un colore, mi spiace per l'autofocus, non riesco a farvelo vedere. È un viola barra lilla scuro e perfetto comunque per la mia carnagione, i miei colori e tutto quanto. È il Smart Color Eye Pencil e il numero è lo 08. Adesso vi farò vedere qua sulla mano il colore. Mi spiace che non riuscite. Cercherò di tagliare l'inquadratura per farvi vedere il colore meglio. Comunque è un colore veramente bellissimo e l'idea è quella di indossarlo qua sotto gli occhi per rendere il make-up un pochino più interessante. Questo è quanto, questi sono tutti gli acquisti più recenti. Seguiranno altri acquisti, devo comprare un po' di scarpe perché sono rimasta senza scarpe, ho bisogno di tacchi, se avete qualche consiglio di tacchi bellissimi e comodissimi, consigliatemeli perché sono alla ricerca di tacchi con punta appuntita e tacco quasi a spillo e solo che la punta appuntita per me è una cosa un po' particolare. Non sempre trovo quelle che possono piacermi se sono troppo lunghe, se la punta è troppo lunga non mi piacciono perché mi rendono il piede troppo lungo. Altre invece ho notato che sono fatti un po' strani, per cui sembrano un po' mozzati o hanno una forma talmente strana che sembrano anche scomodi anche solo a guardarli. Per cui cerco dei tacchi comodi, belli. E perché no, qualche cosa di classico, perché mi manca un paio di scarpe col tacco classiche, un paio di tacchi classici da indossare con tutti gli outfit serali. È tutto per oggi, è tutto per questo video, noi ci vediamo come sempre nel prossimo, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!